Lo Stato nasce dall'esercito eroico di pochi, cresce con la guida di alcuni, si nutre del lavoro di ciascuno dei suoi cittadini. A quest'ultimi, alle donne che silenziosamente hanno alimentato e continuano ad alimentare l'Italia, vogliamo dedicare questo video. Io ho sempre creduto e credo che le donne hanno sempre avuto e hanno un ruolo fondamentale nella società. In particolare nella mia esperienza a Civitella, dopo la tragedia che avvenne il 29 giugno 1944, durante la quale il paese, come sapete dalla storia ormai, fu distrutto e furono uccisi tutti gli uomini del paese. Immaginate subito dopo, il giorno dopo, il giorno stesso della tragedia, in cui si verifica che tutti gli uomini sono morti e queste donne che sono in mezzo ai boschi, che vanno alla ricerca di questi corpi, sono sole. Parecchi corpi erano sotto le macerie, che dopo averli uccisi gli uomini furono gettati tra le fiamme e queste donne dovevano cercare, non solo cercare, ma riconoscere i propri uomini, perché molti erano irriconoscibili o addirittura molti erano a pezzi, stronconi di uomini. Ebbene, queste donne da sole hanno raccolto i cadaveri, l'hanno voluti portare in chiesa, perché la chiesa quel giorno non fu distrutta, fu distrutta dopo dalle bombe, avvolte in miseri lenzuoli. Da sole fecero le casse da morto, loro inchiodarono queste cose, scrissero il nome sopra le casse. Chi non ritrovò niente, purtroppo alcuni non ritrovarono niente. E da sole portarono queste casse al cimitero. Nel piano della mia giovinezza, di lì a Marsili Tenti, avevo trascorso serenamente la vigilia dei Santissimi Pietro e Paolo. La sera del 28 giugno 1944, sotto il cielo stellato, seduta sul baluardo delle mura di Civitella con alcune amiche, avevo scherzato a lungo, dimenticando il mondo brutto che ci circondava. Ero andata a letto contenta e altrettanto contenta mi ero alzata al mattino per recarmi alla messa. Quando cominciò la strage ero in chiesa. Fui cacciata fuori insieme a tutti gli altri e in mezzo a tutti quegli orrori raggiunsi Porta Senese. Raggiunsi Poggiali, cercai i miei genitori e i miei fratelli, ma non trovai nessuno. Dopo qualche ora, insieme alla zia Isolina che cercava il marito, ripresi il cammino verso Civitella. Entrammo in un paese in fiamme, tra il fumo acre e denso e tra i morti orribilmente straziati sparsi per le strade. Dalla porta spalancata del macello del Masini intravedemmo numerosi pezzi di carne già predisposti per la vendita. L'istinto della sopravvivenza, il pensiero delle numerose bocche affamate che attendevano a Poggiali, ci spinse dentro il negozio. Il locale stava per essere invaso dal fuoco, la casa sopra cominciava a crollare. Sul pavimento c'erano alcuni morti, eppure noi due poveri donne afferrammo disperatamente un grosso coscio di vitello e ci avviamo nuovamente verso Poggiali. Camicia insanguinata di Elda Morfini Paggi. Nel 1944 ero una sposa e una madre felice. Vivevo in una famiglia meravigliosa, accanto a mio marito, il mio amato Gastone, ai miei quattro stupendi bambini e ai miei cari genitori. Quel tragico 29 giugno 1944, al mattino presto, mentre eravamo tutti ancora a letto, fummo svegliati di soprassalto da colpi fortissimi battuti alla porta. Gastone si alzò e si precipitò verso la porta per scendere al piano di sotto. Io gli fui subito accanto. Lo seguì ed arrivai fino alle scale per vederlo nel primo pianerottolo, scosso da un senso terribile di orrore. Poi un colpo secco. Egli ebbe un lamento, mi gettò un ultimo sguardo senza parole e si appoggiò al muro. Un secondo tremendo colpo lo colpì alla nuca. Cadde tra le mie braccia. Il suo cuore batteva ancora. Trovai la forza e il coraggio di portare un materasso per le scale, vi adagiò il corpo di mio marito. Strinsi la sua testa in un asciugamano, nella speranza di arrestare l'emorragia. Le ragioni della mia vita scomparvero in quel momento e persi la conoscenza di quello che stavo facendo.
Di fronte alle intimidazioni, ai mitra puntati, agli uomini massacrati che giacevano a terra, alle grida delle donne impazzite, non rimaneva che uscire dal paese. A Civitella, a prezzo di grandi sacrifici, ho ricostruito la mia casa e la tomba del mio Gastone. Accanto a mio fratello ferito, di Lina Berelli Carotti. La mattina del 29 giugno vedemmo tanti tedeschi con i camion verso il cimitero. Poco dopo, dalla loggia della mia casa, la mamma vide una scena terribile. Mio fratello Angiolino e mio zio Settino caddero sotto i colpi sparati da alcuni tedeschi. La mamma urlò come una pazza e corse verso quel campo. Ad un certo punto, tra le stoppie, trovammo i corpi dei nostri cari. Mio zio non respirava più, era morto, colpito alla testa. Mio fratello invece respirava, con gli occhi semivelati ci guardava e sembrava voler dire qualcosa. Sollevammo quel corpo martoriato e lo portammo a casa, lo adagiammo sul letto. La mamma ed io cercavamo di stare calmi per dare coraggio al ferito. Nel frattempo giunsero i numerosi tedeschi, appiccarono il fuoco alla casa, ci dissero di andare via e proseguirono i loro cammini. I giorni che seguirono ci videro tra mille disagi accanto al nostro caro Angiolino. Non c'era un dottore, non avevamo medicinali. Medicavamo le ferite con stracci ricavati da un lenzuolo, imbevuti solo di acqua salata. La nostra vita misera continuò tra tanto lavoro e tanti stenti. La casa era per metà bruciata. Eravamo 9 persone in sole 2 stanze. Tra i giaggioli di Alda Bodicchi Biroballo. Quella mattina del 29 giugno, verso le 7, mio padre scese nell'orto. Nella strada e nei viottoli scorse truppe che salivano verso l'abitato. Venne a svegliarmi. Dovevamo nasconderci. Intanto i soldati cercavano di sfondare la porta di casa mia. «Vado ad aprire», disse il babbo. Cercai di dissuaderlo, ma se n'era andato. Mi vestì in qualche modo. Udivo colpi di fucile, di mitraglia. Cercai allora di andare in giardino. Ma in cima alle scale c'era mio padre, ferito e sanguinante, con le braccia mezza alzate e le mani vicino al volto, come se volesse raccogliere il sangue che gli usciva dalle ferite. Cercai di trascinarlo in giardino. Quando arrivavo al pozzo, sentii sparare dentro di noi. Caddi per terra, mi rialzai e vidi a pochi metri un soldato che con la pistola in pugno sparava a me. Facemmo ancora 2 o 3 passi, e poi mio padre cadde sotto i colpi ravvicinati. L'adagiai sotto l'ombra di una pianta verde, in mezzo ad un cespuglio di giaggioli feriti. Tornati alla fine della fronte, che durò terribile per 15 giorni, in mezzo ai boschi, il paese era distrutto. E queste donne, a mani nude, rimuovere le macerie per cercare qualcosa, una rete, dove poter far dormire i figli, magari loro dormivano per terra. Andavano a lavorare da contadini nei campi per portare gli alimenti, eccetera. E piano piano, un pochino, si cominciò a vedere ricostruire le case, un po' di stanze, un po' di qua, un po' di là. Penso che hanno cercato queste donne di non far pesare più di tanto la tragedia sui figli, sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista proprio spirituale, dicendo mandate, magari comprati, venivano allora i banchi a vendere le stoffe, compra il vestito, magari non lo compravano per sé, no, non ne ho bisogno perché ci si doveva vestire bene, è il giorno della festa, e poi ricostruirono un po' la sala da ballo, andate a ballare, andate a divertirvi. E quindi queste donne avevano fatto una comunità, una famiglia unica, ecco, si erano strette nel dolore tutte insieme e sostenevano in questo modo. Furono molto rigide nell'educazione perché avevano un ruolo doppio, il ruolo del padre e il ruolo della madre, e avevano paura di sbagliare. È stata una forza grande. E negli anni 50 più o meno la maggior parte aveva non solo ricostruito la casa, ma ha allevato i figli e le donne sono riuscite a trasmetterci amore per questa piccola patria che poi è la grande patria che non credo che nessuno di Civitella non ami l'Italia, non ami partendo dal proprio paese e non ami la sua terra.